l'esistenza del legame tra corruzione e abusivismo edilizio che sia persino inutile parlarne. Io ho ricordato questa lettera che ho mandato a Repubblica, un'indagine che era stata fatta alla magistratura napoletana proprio nel comune dove abito, dove si scoprì che un pezzo di vigili urbani faceva un altro mestiere, si occupava sostanzialmente di gestire l'abusivismo, faceva i controlli in ritardo, aveva un vero e proprio tariffario che consentiva alle persone di finire le abitazioni e poi andava a controllare. Ma la cosa inquietante di questa vicenda era che a questo sistema si rivolgevano indifferentemente i cittadini comuni, quelli che parlano di abuso di necessità. Attenzione, l'abuso di necessità non esiste, o esiste in piccolissima parte. Ma dicevo, si riferivano sia ai cittadini comuni, sia soprattutto gli imprenditori legati alla camorra. Ecco il segnale del rapporto corruzione che c'è fra corruzione e abusivismo dilagante. Anche perché quando in alcune realtà sono sorti palazzi abusivi, i palazzi non vengono, non nascono con i funghi, non vengono costruiti in un giorno, noi sappiamo che anzi uno dei temi che abbiamo è la lunghezza delle costruzioni. Com'è possibile che nessuno se ne accorge? Com'è possibile che ci sono tanta gente che gira la testa dall'altro lato? Questo è evidente. Però è altrettanto evidente che l'atteggiamento ipocrita che rispetto a questo argomento c'è in questo periodo nel nostro paese è un po' strano. Ci sono un numero di bagni abusivi che non sono neanche censiti. Non sappiamo quando qualcuno dice 70.000, qualcuno 100.000, è come la corruzione. Quali sono i danni della corruzione? Facciamo chi la spara più grossa. 60 miliardi? No, 120. Nessuno sa numeri e li spara. Assolutamente fuori controllo. E però rispetto a tutto questo, ovviamente si pensa sempre a rinviare al futuro la soluzione del problema. Quando si dice abbattiamole tutte, voglio vedere come si fa ad abbatterle davvero tutte. Dovremmo pensare alla militarizzazione del territorio. Il sindaco di Casal di Principe, che è uno che la lotta alla mafia l'ha vissuta sulla propria pelle, è stato tante volte minacciato, ha avuto la scorta, in questi giorni intervistato ha detto: ma come si fa a pensare di abbattere per esempio metà del paese in cui vivo? Allora forse bisogna, senza pensare a nuovi condoni, la parola condono andrebbe persino vietata nel vocabolario, pensare di capire se si può recuperare il territorio, se ci sono le condizioni per capire quali immobili vanno realmente abbattuti, quali immobili vanno acquisiti a patrimonio eventualmente destinati ad altro, soprattutto non dando la speranza a chi costruisce, perché è sempre quello il tema, che comunque nel nostro paese questi reati non vengono sostanzialmente puniti e tutto sommato da 20 anni la gente vive nelle case abusive e nessuno ha nulla da ridire. Grazie.